Ciao Wow Boys, sono Claudia Taccani, esperta legale sui diritti degli animali. Oggi parliamo di passaporto e documenti principali del cane. Il passaporto serve per poter viaggiare tranquillamente con il nostro cane. Non possiamo oltrepassare i confini dell'Italia se non siamo muniti del passaporto. In questo documento sono contenuti i dati principali del nostro quattro zampe, quindi il suo nome, a chi è intestato, le vaccinazioni principali che sono state fatte all'animale, il passaporto viene rilasciato dal veterinario e l'importante è che il nostro cane sia microchippato. Il microchip infatti è un metodo assolutamente indolore che serve per identificare l'appartenenza del cane a noi o comunque a un detentore, e questo, ripetiamo, è previsto obbligatoriamente per legge. Esiste infatti un regolamento dell'Unione Europea del 2003 che ha introdotto l'obbligo del passaporto per viaggiare con cani, gatti e furetti. Ultimo dato importante è che il passaporto viene rilasciato quando il cane ha più di 3 mesi di vita, perché infatti sotto quest'età non è possibile viaggiare con l'animale. Da Claudia è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!